Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era terribile, oscuro e fin troppo strano anche per me. Sì, iniziò con un sogno. Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo correndo un po' troppo lungo la strada costiera. Vidi troppo tardi quell'autostoppista. Era morto. Ero sicuro che mi avrebbero arrestato e non avrei mai più rivisto Alice. All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Ero sotto shock per lo schianto. Faticavo a reggermi in piedi. Dovevo recarmi al faro. Sapevo che qualcosa di importante mi stava aspettando. Il ponte era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Mi riconosci nemmeno, vero scrittore? Pensi di essere Dio? Di poter inventare tutto ciò che vuoi? Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto più eccitante? Ora fai parte di questa storia e sarò io. Sei un pagliaccio. Senza il tuo revisore non ci sarebbe una sola frase decente nei tuoi libri. Non pubblicherai mai più le tue storie di merda, perché io ti ucciderò. Le tue storielle non sono granché. Non hanno un valore artistico. Sei uno scrittore patetico. Emozioni da quattro soldi. E merda. Piena di pretese. Ecco cosa sai fare. Guardami. Guarda la tua creazione. Non hai rispettato la scadenza! Diavolo! Non puoi fermarmi! Realizzai che l'autostoppista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Come
ci si sente a morire per mano della propria creazione. C'era via di scampo. Segui la luce. Sei ferito. Dovresti stare nella luce. Solo lì sarai al sicuro. Ben fatto. Ho qualcosa da dirti. Fa più o meno così, poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive, dove le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Capisci? No. Segui la luce. Nel tuo sogno per spiegarti. L'oscurità è pericolosa, ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà, si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. L'autostoppista è posseduto dalla presenza oscura. Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Prendi la luce. Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Ce l'hai fatta. Ora non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora pericoloso, è ancora un nemico. Ecco, prendi l'arma. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto. Ora ti restituirò il tuo sogno. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra.
così. E adesso ti ucciderà. Proprio come me. Posso continuare così per sempre? Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato? Già. Almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Comportiamoci da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Certo, ho anche un titolo per la foto. Da Merino poco prima di essere sbranato da un orso. Salve. Ehi là, è un buon momento per farci visita. Tra due settimane si terrà la festa del cervo. La festa del cervo, eh? Sentito, tesoro?
Ha una moglie incantevole, se posso permettermi. Ah, a proposito, io sono Pat Main. È molto piacere. Sì, Alan Wake. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei, signor Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? Senta, signor Main, sono in vacanza. E le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. Benissimo. Ne ho scattate un paio molto belle. Vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Ok. Sì? Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry? Sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, ottimo! Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie. Beh, com'è il posto? L'energia creativa inizia a fluire? Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io ti voglio bene. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? Barry è Barry. Posso sempre spegnere il telefono. Che ti dicevo? Un SMS di Barry. Saluta anche te. Alan, ci siamo. Su, torniamo alla macchina. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carla Stachi ci sta aspettando. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai, prometto di fare il bravo. Mi ero dimenticato esistessero ancora posti così. Città dove tutti conoscono tutti. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto cercando... Signor Wake! Alan Wake! Oddio, sono la sua più grande fan! So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero! Bene, mi fa piacere. Rose. Rose. Sto cercando il signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento. Non credo ai miei occhi! Ho tutti i suoi libri! Ho preso il cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Beh, e lo tieni qui. Ok, buon per te. Provi il caffè. Ma non se la prenda con me quando se ne innamorerà e doversene andare spezzerà il cuore. Rusty non è più umano ormai. Non è altro che caffè ricoperto di un sottile strato di pelle. Sì, allora siamo in due. Ecco, addio tranquilla vacanza. Hai intenzione di restare a lungo, signor Wake? Non ci credo, sto parlando con Alan Wake in persona. Fammi un favore, figliuolo. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Lo farei io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione! Sì! Ma scherzi! Coconut ancora! Mi fai schifo! E ti definisci un rocker? Incredibile! Non entrare là dentro, ragazzo! Ti farai male al buio! Penso di farcela da solo, signora. Io non volevo aspettare. Volevo trovare Stachi, recuperare la chiave e andarmene subito. La cameriera mi innervosiva. Succedeva con tutti i fan sfegatati. Ehi là? Signor Stachi? Carl non è potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma ho la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Ok.
Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto e a conoscere sua moglie. Insisto. Grazie. Cauldron Lake è un posto speciale, molto suggestivo. Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Bisogna proprio sistemarla e devo ricordare a Sara di cambiare le luci della stazione. È passato troppo tempo. È addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene? Splendido, splendido! Dannata Ernia! Si gonfia come un pallone se sollevo qualcosa che pesa più di un cucchiaio. Sì, splendido, davvero. Gli Anderson sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica, alla residenza a Cauldron Lake. A presto, signor Wake. Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. Ehi, aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi? Quella tavola calda era un manicomio. Hai visto che posto? Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Ok. Ne riparleremo più avanti. Batman, qui su KBFFM. Non mi andava di parlarne. Avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo. Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga. Dal mio ultimo libro. Wow, è meraviglioso, Alan. Sì, non è male. Tranquilla, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Forse lo sarebbe stata di nuovo. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici lì.
Alice? Tesoro? Sullo scaffale c'era una scatola piena di libri di Thomas Zane. Non l'avevo mai sentito nominare. La vecchia porta doveva avermi ingannato. Alice non sarebbe mai uscita al buio. Ho appena incontrato uno sul traghetto. Un famoso artista. Riuscirò a scappargli un'intervista? Ora via le tre. Alan, sono di sopra. Ho una sorpresa per te. Beh, ciao. Non sono io la sorpresa. È nello studio. Da un'occhiata. Ok. Sorpresa! Alice, e questa cos'è? Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe... Dannazione, Alice! Tu! Tutti voi, cercatemi! Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! No! Alan! No, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Dannazione. La luce era saltata. Alan! Alan! Dove sei? Aiutami! Alice, arrivo! Va tutto bene! Arrivo! No! Che diavolo... Alan! Aiutami! Alan! No! No! Ah! Alice! Ah! Alice! No! Continua. Svegliati. Alice! Svegliarsi nell'auto incidentata. Fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto. Dovevo cercare aiuto a piedi. Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma, del dottor Emil Hartman. La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva, e non mi piaceva l'aspetto compiaciuto di quel tipo in copertina. La stazione di servizio faceva al caso mio. Là avrei potuto telefonare, ma la strada nella foresta sembrava infinita. Diavolo!
Ehi, c'è nessuno? I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia.